Gli Stati Uniti difendono il raid che ha ucciso il capo dei talebani afghani, il mullah Akhtar Mansour. L'attacco, effettuato da un drone americano, ha colpito il taxi sul quale viaggiava Mansour nella provincia pakistana del Baluchistan. Islamabad ha denunciato quella che considera una violazione della sua sovranità territoriale. Il segretario di Stato americano John Kerry ha così commentato: "Abbiamo avuto un dialogo prolungato col Pakistan e con l'Afghanistan", ha detto, riguardo l'obiettivo che rappresentava il mullah Mansour. I leader di entrambi i paesi erano stati avvertiti del raid. Il mullah Mansour era impegnato nella pianificazione di attentati a Kabul e in tutto l'Afghanistan e rappresentava una minaccia per i civili afghani e per la coalizione di forze impegnate su quel terreno, ha assicurato Kerry. Sulla morte del leader talebano che si opponeva ai negoziati di pace con il governo resta tuttavia un margine di dubbio. Fonti pakistane riferiscono che nell'ospedale di Quetta ci sono due cadaveri, uno è stato identificato come quello dell'autista del taxi, l'altro è completamente sfigurato. A rendere tuttavia credibile l'uccisione è il fatto che il blitz in Pakistan sia stato autorizzato dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama sulla base di informazioni di intelligence.